Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della nostra città. ...1892, regolamento per il servizio delle vetture nella città di Macerata. Articolo 1. Ogni proprietario, noleggiatore di vetture o cittadino di piazza dovrà essere iscritto presso il municipio. Articolo 2. Le vetture a nolo devono essere di solida costruzione, a quattro ruote e con copertina intiera o con soffietto. Articolo 3. Ciascuna vettura avrà ai lati il numero d'ordine segnato a cifre nere in fondo bianco e nelle ore di sera manterrà sempre accesi i lumi, sui vetri dei quali dovrà pure avere in colore nero o rosso il numero d'ordine suo espresso. Non si potrà trasportare in esse che il numero consueto di persone. Articolo 4. È proibito stanziare con le vetture nelle strade pubbliche. Il loro punto di riunione è in piazza Vittorio Emanuele, piazza Ricci, piazza Mazzini e largo di Porta Romana. Articolo 5. I conduttori che abbandoneranno i loro cavalli e si collocheranno in altro posto fuori dall'assegnato o saranno trovati ubriachi o useranno modi inurbani e contravverranno a questo regolamento per ciò che può riguardarli, saranno dichiarati in contravvenzione. I proprietari saranno responsabili per i loro garzoni. Articolo 6. Nella stazione ferroviaria le vetture dovranno collocarsi in ordine del rispettivo piazzale e secondo il loro arrivo. I conduttori non potranno chiamare i viaggiatori né fare schiamazzi e grida di sorta. Articolo 7. Il noleggio delle vetture sarà fissato con la tariffa allegata al presente regolamento, la quale sarà tenuta fissa dentro il legno in modo che sia visibile a chi entra. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico, arte, spettacolo, pubblicità a Macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Cherubini che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.